nevi su di noi, sogni d'infinito, viaggiatore spazio temporale, portami via lontano, oltre stelle lontane, tra comete galassie, viaggiatore spazio temporale, mostrami nuovi mondi, spazio temporale potere, sinfonie di luci e ombre, viaggiatore portami via in mondi d'altri tempi, paesaggi mai visti, silenzi profondi, viaggiatore spazio temporale, fammi sentire viva, rintocchi da tante dimensioni e chi di memorie lontane, viaggiatore portami via attraverso il tempo. Buonasera, benvenuti sull'Alchimista TV, questo è il viaggiatore spazio temporale e siamo pronti per un nuovissimo viaggio. Oggi lo facciamo in compagnia con Corrado Mazzotti, che negli ultimi 20 anni si è occupato di teatro e di libri, di ricerca interiore, di meditazione e di autoconoscenza. Lui è un mio collega perché anche lui ha una bellissima libreria che gestisce assieme alla moglie Cristina, la libreria si chiama Tomo d'Oro, è di Falconara Marittima. Se siete in zona, magari andate a farci un giro che merita tantissimo. Organizza incontri di immaginazione creativa e questa sera è qua a presentarci il suo libro Micro Macro della Home Edizioni. Buonasera Corrado, come stai? Grazie, buonasera a te per... Tutto bene, grazie. Tutto... Ma fa molto piacere essere qui con te. E devo dire che mi ha sorpreso molto anche la sigla, la musica che hai messo. Carino, tutto perfetto. Poi con il mio libro veramente ci azzecca un bel po'. Grazie. Bene, allora facciamo vedere la copertina di questo bel libro che è qua, in versione digitale. Poi so che Corrado ce l'ha anche lì dal vivo, certo. Ce l'ha lì in mano, ce lo farà vedere magari nel corso della puntata. Sì, eccolo qua. Eccolo qua, magari ti metto in grande, dopo così si vede bene la libreria. Ok, allora, tornando al libro Micro Macro, non so se vuoi descrivercelo in modo dettagliato, di cosa si tratta. Allora, e perché questo titolo Micro Macro? Beh, il titolo Micro Macro prende spunto da una consapevolezza sempre più grande, sempre più ampia, su una corrispondenza che c'è tra l'infinitesimamente piccolo e l'infinitesimamente grande. Ed è un po' il sunto di un mio percorso, della mia vita, di quella che è stata la mia vita fino a questo momento. E in mezzo tutto questo infinitesimamente grande e infinitesimamente piccolo, c'è il nostro corpo di carne e di sangue, il nostro corpo fisico. Quindi è una visione multidimensionale di quello che noi siamo in realtà, cioè composti da una serie, non da un unico corpo, ma da una serie di tanti corpi. Gli altri corpi, oltre ovviamente al nostro corpo fisico, che sta in mezzo a tutto questo flusso energetico, gli altri corpi sono un po' più sottili ovviamente, a cominciare da quelli che sono
più a ridosso, più vicino al corpo fisico e che in un certo senso mantengono ancora un po' quella caratteristica. E poi, mano a mano che ci si addentra nelle profondità più infinitesimamente piccolo e ci si espande nell'infinitesimamente grande, nel cosmo infinito, i nostri corpi sottili diventano sempre più sottili, sempre più rarefatti, però ci sono. E c'è questo scambio di informazioni, di coscienza continua, che è sorprendente, che ogni volta che ci si lavora, che sia la coscienza, la consapevolezza di stare dentro a tutto questo flusso, ogni volta è una sorpresa, ogni volta è uno stupore continuo. Ovviamente la forza, l'energia, la potenza che muove questi mondi, questi corpi, questi mondi, questi universi, è sempre la forza e la potenza, quella dell'amore. E l'amore è sempre l'amore. Poi lo stupore continua, va avanti, senza fine. Però se tu sei d'accordo, Perry, ho detto bene, giusto? Nome. Sì, Perry. Allora, so che tu per scrivere questo libro hai utilizzato una tecnica di meditazione, se non erro. Sì. È giusto? Non so se vuoi descriverci magari questa tecnica che hai utilizzato, e poi magari se ci vuoi fare magari una meditazione, giusto per capire un po' come funziona. Cosa ne dici? Come no? Certo, infatti era qui che volevo arrivare, perché poi la descrizione, sia verbale, sia comunicativa, anche nella maniera più profonda possibile, è una descrizione sempre, come dire, che si interpone, la parola si interpone, sia la parola parlata, sia la parola scritta. Quindi per comprendere forse meglio, e poi dopo per chi avrà voglia di venire da te a comprare il libro, io consiglio, magari prima di leggerselo, di fare questo tipo di meditazione che adesso faremo insieme, perché è proprio preparatoria. Ne faremo magari un paio, leggermente diverse l'una dall'altra, ma più o meno sullo stesso stile, sulla stessa falsariga, dove la prima serve proprio, come dire, a prepararci ad un linguaggio, ad una comprensione che utilizza sempre l'intelligenza, quella del cuore, quella dell'amore. Ed un'altra che invece sarà più specifica poi sul contenuto proprio del libro. Quindi se adesso ci vogliamo mettere comodi comodi, ognuno dove sta va benissimo dove sta. L'importante è che abbia la schiena diritta, non è necessario che sia appoggiata da qualche parte. Può stare anche a gambe crociate, a gambe diritte, come vuole. L'importante è che abbia la schiena diritta e il capo, diciamo, perpendicolare alla schiena. Per cui si chiudono gli occhi e ci si lascia così guidare da questo viaggio. Chiudete gli occhi, tutti. Grazie. Prendiamo
dei bei respiri profondi. E poi iniziamo a immaginare, utilizziamo la nostra immaginazione, che è lo strumento più potente e più sacro che abbiamo a nostra disposizione. Noi veniamo al mondo, ci incarniamo con questo corpo. L'anima decide di incarnarsi con questo corpo, ben sapendo di avere a disposizione una potenzialità incredibile, che è quello dell'immaginazione creativa, della sacra immaginazione creativa, che ci consente di essere molto vicini alla divinità, di sentirla dentro di noi, la divinità, il divino. Con la meditazione ci poniamo in ascolto del divino che è dentro di noi e tutto attorno a noi, contemporaneamente. Ora immaginiamo che il nostro cuore sia come una grande stanza enorme, infinita. La mia madre d'anima parlava di cattedrale di luce. Immaginiamo che il nostro cuore sia come una cattedrale di luce. E facciamo entrare, facciamo accoglienza dentro al nostro cuore, iniziando da tutte le creature umane, dei mondi visibili e invisibili, dei regni animale, vegetale e minerale, che sono quelle più vicino a noi. In questo momento, che abitano con noi, che vivono con noi, le persone care, gli animali, le piante, gli alberi, le pietre, i minerali dei nostri giardini, dei nostri muri. Continuiamo a respirare e poi piano piano dentro al nostro cuore allarghiamo l'inclusione, allarghiamo, apriamo l'ospitalità e facciamo entrare tutte le creature che vivono nel nostro condominio. Facciamo entrare, facciamo spazio. Poi facciamo entrare tutte le creature che vivono nel nostro quartiere. In tutte le case attorno a noi. Sempre tutti gli uomini. Gli animali, le
le piante e i minerali, tutti. E tutti gli amici dei regni visibili ed invisibili. Poi ampliamo ancora l'ospitalità e facciamo entrare tutte le creature della nostra città dove noi viviamo. E per la maggior parte stiamo del nostro tempo. Il nostro cuore è potentissimo, amplissimo, enorme. Ci sorprenderà ogni volta sentire, avere la consapevolezza di quali mondi, di quali universi possono stare lì dentro. Mentre respiriamo ancora profondamente, facciamo entrare tutte le creature del nostro territorio macro-regionale. Tutti quelli che sono in Italia, tutta l'Italia intera, con tutte le sue coste, con tutti i suoi monti, con tutte le sue acque, i suoi mari, i suoi fiumi, i suoi laghi, con tutta la sua bellezza. Poi allarghiamo ancora la nostra ospitalità e facciamo entrare l'Europa intera, tutte le nazioni dell'Europa, tutti i popoli dell'Europa, tutte le genti, tutti gli animali domestici e selvaggi, tutti i giardini, tutti i boschi. Tutte le rocce, e poi ampliamo ancora e facciamo entrare tutti i continenti, la terra intera, tutta la terra intera dentro al nostro cuore. La sentiamo. Ne sentiamo la consistenza con le nostre mani. Ne sentiamo il profumo. Annusiamola. E imprimiamo dentro di noi il profumo dell'amore puro, che è quello della terra. Poi sentiamo il nostro cuore battere all'unisono con il grande cuore della terra. Tum, 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 tutum, 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 tutum. Batte all'unisono il nostro cuore con il grande cuore della terra. Tra un tum e un altro tum, tra un battito
è un altro battito del nostro cuore e del cuore della terra. Vige il regno del silenzio, del vuoto. Ed è lì, in quello spazio infinito, nel vuoto infinito, nel silenzio infinito, che regna il divino, che c'è il divino in quel vuoto infinito, che permea ogni cosa, ogni creatura, ogni suono, ogni immagine, ogni emozione, ogni profumo ed ogni sapore. Poi ci prendiamo tre respiri profondi. E possiamo ritornare qua, riaprendo gli occhi tra noi. Allora lasciamo un po' di tempo che le persone piano piano si risvegliano da questa meditazione. Poi tu mi dicevi che praticamente ci farai adesso un'altra dimensione, un'altra meditazione un po' differente. Ok. Vuoi prima farla e spiegarlo o prima ce la spieghi un attimo prima di farla? C'è la differenza tra una e l'altra. Due parole brevemente, anche perché poi appunto è la parte quella esperienziale, quella più importante di tutto. Però ecco, due parole solo per spiegare che questo tipo di meditazione che farò adesso è proprio è il linguaggio che viene utilizzato nel libro, dove, come dicevo prima, prendiamo, analizziamo, vediamo, sempre con l'intelligenza e con la visione del cuore, la nostra composizione, con tutti i corpi sottili di cui siamo composti, di cui siamo fatti, il nostro corpo fisico di carne e sangue che sta al centro del progetto di incarnazione, è un flusso continuo di connessione energetica tra noi, tra la terra, tra tutto il creato, il cosmo, il divino, che ci mantiene vivi, che ci mantiene, ci dà la possibilità di comprendere, ci dà la possibilità di conoscere chi siamo, dove andiamo, perché abbiamo scelto questa incarnazione. Ed è un viaggio che non si interrompe mai, è una sorta di anello virtuoso che
che mantiene appunto costante questa connessione, questo flusso, però allo stesso tempo rinnova in continuazione, trasforma in continuazione, ci fa capire, ci fa comprendere il gioco del divino, ci fa comprendere che la morte ci appartiene come ci appartiene la vita e sono una dentro l'altra, senza soluzione di continuità. Quindi, se vogliamo, possiamo, ecco, ricominciare, chiudere un attimo di nuovo gli occhi. Va bene, riniziamo con questa nuova meditazione che ci porta ancora più dentro noi stessi. Ok, Prego. grazie per. Allora, prendiamo di nuovo qualche respiro profondo, tre respiri profondi per l'esattezza. Uno, due. Ora immaginiamo che il primo macrocorpo sottile stia leggermente all'esterno del nostro corpo, si estende per qualche centimetro oltre il nostro corpo fisico, verso il cosmo. Questo è il primo macrocorpo sottile ed è collegato, è il più piccolo dei macrocorpi sottili, ed è collegato verso l'infinitesimamente grande, verso il cosmo più infinito. Lui, il macrocorpo sottile, si espande, loro si espandono verso l'infinitesimamente grande, ma rivolgono la loro attenzione e portano informazioni con il loro flusso continuo verso l'infinitesimamente piccolo. Quindi si espandono verso l'infinitesimamente grande. Ma si pongono al servizio dell'infinitesimamente piccolo. Dentro al nostro corpo fisico c'è il primo dei microcorpi sottili, proprio a ridosso della nostra pelle. E i due, il primo micro e il primo macro, corpi sottili, sono collegati, oltre che dal nostro corpo di carne e di sangue, da una porta che sta proprio qui sopra la nostra fontanella, sul nostro capo. Lì si trasmettono tutti i flussi, tutte le comunicazioni, tutte le informazioni. Da lì passano. Tutte le informazioni dal macrocosmo infinito al microcosmo più profondo. E ogni volta c'è un ulteriore approfondimento, un'ulteriore espansione. La comprensione si unisce e va avanti.
Quando noi veniamo al mondo, attraverso l'utero di nostra madre, la prima cosa che mostriamo al mondo è proprio questa parte del nostro corpo, del nostro capo, la fontanella, come a dire, ok, va bene, accetto, accetto il progetto Terra. Sono qua. La mia anima chiede incarnazione per il mistero. E io voglio conoscere, voglio addentrarmi in questo mistero con tutta l'umiltà, con tutta la semplicità. E con tutta la creatività che mi porto dietro, come erede del divino. Il secondo macrocorpo sottile si espande e si estende e si prende cura di tutta la nostra casa, di tutti i nostri cari, degli animali se li abbiamo, ma anche se non ci sono fisicamente, così come pure degli amici dei regni vegetale e dei regni minerale. Senza i quali, quest'ultimi, anche l'idea di casa non sarebbe possibile. Il secondo microcorpo sottile rimane invece all'altezza della nostra fronte. Là dove abbiamo il nostro cosiddetto terzo occhio, là dove riusciamo ad aprire la porta di una visione più sottile, di una visione che ci consente di capire e di comprendere con l'intelligenza del cuore. Per mia diretta esperienza, questa è una delle prime porte che si aprono, quella della visione sottile, lungo il percorso di conoscenza. E non a caso è collegata ai nostri cari, alle persone che noi frequentiamo più da vicino. Non è un caso. Almeno per quello che mi riguarda. Poi il terzo macrocorpo sottile si espande, continua, si amplia e si prende cura di un territorio ancora più vasto, di un territorio che coincide più o meno con tutto quello spazio che noi frequentiamo solitamente nel nostro lavoro, nei nostri spostamenti quotidiani. Non voglio dargli una definizione fisica, geografica, specifica, però più o meno coincide, ecco, con i comuni, con il comune dove noi lavoriamo, viviamo. Con tutti i comuni che confinano e sono adiacenti.
E il terzo nostro macrocorpo sottile sta intorno a tutto questo spazio. Mentre il terzo microcorpo sottile si posiziona all'altezza della nostra gola e apre la nostra capacità di parlare e di saper comunicare con il cuore, di saperci farci ascoltare dal cuore, con il cuore. Con l'amore. È una capacità che sviluppiamo potentemente quando prendiamo coscienza di essere un tutt'uno con quello spazio cosmico di cui si prende cura il terzo macrocorpo sottile, di cui prendiamo coscienza di non essere separati, di non essere divisi, magari distinti sì, ma mai divisi. La coscienza e la consapevolezza si espandono ulteriormente con il quarto macrocorpo sottile. Che si prende cura del tutto il nostro territorio regionale dove noi viviamo, la nostra regione. Più o meno, mentre il quarto microcorpo sottile si posiziona questa volta dietro alla nostra gola, qua nel collo, dietro al collo, in una posizione vicina, non a caso, alle nostre orecchie del corpo fisico. Questa corrispondenza tra macro e micro ci consente di attivare l'ascolto sottile, la capacità dell'ascolto di sapersi mettere all'ascolto è un dono fondamentale, determinante, senza il quale l'anello non gira, il flusso si interrompe, senza il quale, senza l'inclusione, la capacità di mettersi a disposizione e ascoltare chi è con noi, chi è davanti a noi, chi è intorno a noi, tutto si ferma, tutto si blocca. E non a caso il quarto corpo sottile sta in questa posizione, che poi vedremo è una posizione di ritorno del flusso energetico. Il quinto macro corpo sottile si prende cura questa volta di tutta la nostra nazione, dell'Italia intera. Questa E il quinto microcorpo sottile si posiziona all'altezza del nostro cuore. Qua c'è quel frammento d'oro che l'anima, quando si è incarnata nel nostro corpo, si è portata dietro
con sé, per ricordarsi in ogni momento, in ogni istante, di chi è, qual è la sua appartenenza, qual è la sua origine divina. Quel frammento d'oro che sta dentro al nostro cuore e che ci consente di comprendere sempre e comunque, di fare spazio, di fare vuoto, di fare pieno e di fare vuoto contemporaneamente. Quel frammento d'oro che ci consente di comprendere, di capire che è solo con l'intelligenza del cuore che riusciamo a mettere insieme e ad unire e a comprendere che non esiste separazione tra noi e il tutto, tra noi e la terra. Quel D'altronde, come abbiamo visto prima, lì dentro, nel nostro cuore, possiamo metterci la terra intera, ma non solo. Ma iniziamo dalla terra intera, intanto. E ricordiamoci quel battito profondo e potente che alimenta tutte le nostre visioni, tutte le nostre capacità. Il macro corpo sottile, dicevamo, è tutto attorno all'Italia, alla nostra nazione, ma in ogni continente ha un cuore. Quello dell'Europa è l'Italia, non a caso. La nostra anima ha scelto e si è incarnata qua. Non è un caso che quando l'Italia si comporta da cuore, l'Europa si armonizza. Quando la nostra nazione ha scelto e ha preso decisioni non da cuore, l'Europa si è disunita. Il sesto macrocorpo sottile ora si prende cura di tutto il nostro continente, di tutte le nazioni europee. E il sesto microcorpo sottile si posiziona all'altezza del nostro plesso solare. La scelta qui, qui l'energia sceglie, qui si prendono decisioni con tutta la calma, con tutte le potenzialità. Vengono viste ed esaminate. E la decisione più potente, più forte, più importante è quella che viene presa sempre a vantaggio della comunità intera. È la decisione che parte dal cuore
dell'amore incondizionato. Il settimo macrocorpo sottile si posiziona e si prende cura della terra intera, di tutto il pianeta. Quindi il nostro, noi, siamo tutto attorno al pianeta e tutto il pianeta è dentro di noi, con il corpo che è sottile, sì, ma è corpo, a cui viene trasmessa tutta l'informazione che sopraggiunge da tutti i corpi infinitesimamente grandi e infinitesimamente piccoli, ma è sempre corpo, perché c'è in quell'informazione anche il corpo di carne e di sangue, il corpo fisico. Mentre il settimo microcorpo sottile si posiziona pochi centimetri sotto al nostro ombelico. Quella è la sua sede. La sede dell'energia. Le varie culture la chiamano in diversi modi, in diversi nomi. La cultura orientale la chiama la Kundalini. La cultura occidentale e la religione cristiana l'hanno chiamata lo Spirito Santo. Ognuno la chiama e la definisce come vuole, come sente, a suo totale e insindacabile giudizio e piacimento. Qui l'energia prende coscienza di tutte le potenzialità a sua disposizione. Qui l'energia può decidere l'incarnazione e quindi avere davanti a sé l'immagine della terra, poco prima che l'anima decida di incarnarsi. Ed è la stessa immagine che avrà davanti a sé l'anima quando lascerà il nostro corpo fisico, la stessa immagine della terra, gli creerà anche un po' di nostalgia sicuramente per la bellezza che ha vissuto in questo viaggio. L'ottavo macrocorpo sottile si posiziona tutto attorno al sistema solare. Il nostro ottavo macrocorpo sottile, tutto attorno al sistema solare, con il Sole, tutti i pianeti, tutte le comete, tutti i corpi celesti, nessuno escluso.
al centro di tutto il sistema solare c'è il Sole, la nostra stella. Che è come amore, fa muovere gli universi. E mentre l'ottavo microcorpo sottile si posiziona all'altezza dei nostri genitali. Là dove avviene l'unione dell'uovo cosmico, là dove avviene l'unione tra l'energia maschile e femminile, e dove c'è coscienza e consapevolezza di questa unione tra maschile e femminile. Qua si compie un concepimento, qua si compie quella capacità con cui veniamo al mondo, creativa, di saper ideare, di saper sviluppare i nostri doni a disposizione, di saper creare. Sempre con l'intento puro e sacro e in combinazione con il divino. Qua viene il concepimento sacro, laddove la parola concepire deriva proprio da un termine concapere, latino, che significa prendere. Prendere con la grazia del mistero dalle profondità più totali e sconosciute. Prendere con lo spirito della grazia dal mistero più profondo. Qua concepiamo, ma possiamo concepire non solo un'altra creatura come noi, ma anche idee, anche progetti, anche nuove possibilità, nuovi paradigmi, nuove concezioni, nuove soluzioni. Che verranno sempre messe e comunque a disposizione della comunità intera, della terra intera. Provate a concepire ora quello che vi sta più a cuore in questo momento. Fate una prova. Prendete un paio di respiri e provate a concepire. Sentite la vostra energia, le vostre energie maschili e femminili in unione sacra con la presenza del divino. Poi prendete coscienza di questo concepimento e immaginate che il vostro nono macrocorpo sottile si espanda ora tutto attorno alla nostra galassia.
mentre il nono microcorpo sottile si posiziona all'altezza del nostro osso sacro. Lì, poco distante, vicino, si erge un altare dove noi poniamo il nostro concepimento, la nostra idea, il nostro lavoro creativo e lo mettiamo a disposizione nelle mani della Grande Madre. E chiediamo alla Grande Madre di prendersene cura. La Madre dei Mondi. Poi, dal nono microcorpo sottile, all'altezza dell'osso sacro, non a caso si chiama in questo nome, con questo nome, osso sacro, l'energia risale su, veloce, veloce, lungo la schiena, lungo la strada di luce. La chiamava la mia madre d'anima, la strada di luce che porta, riporta su e congiunge. Porta congiunzione e continuità all'anello, fino ad arrivare al quarto microcorpo sottile. Ecco la sua importanza. Comprendiamo ora la sua importanza della sua posizione qua dietro al collo. In quella posizione riesce a trasformare l'energia per dargli la possibilità di essere trasmessa di nuovo verso il macrocosmo infinito e poi di nuovo giù verso le profondità più infinite del microcosmo. Ora l'anello è acceso, completamente acceso. Tutte le porte energetiche sono aperte. Tutto si accende contemporaneamente. Non c'è un prima, non c'è un dopo. Tutto accade adesso, al di là del tempo e dello spazio. È in quello stato di connessione godiamo di una beatitudine infinita. Il nostro corpo di carne e sangue, che è in mezzo a questo flusso, che è terra di mezzo, si rigenera. Tutte le cellule del corpo fisico si rigenerano. Godete, approfittate di questa situazione. Ora, ci prendiamo ancora tre respiri profondi. E poi ritorniamo qua.
ritorniamo qua da noi. E grazie. Grazie a tutti. Grazie a Perry. Grazie Corrado, grazie per queste belle meditazioni che hanno spiegato magari con la pratica, quindi è una presentazione un po' particolare perché è stata molto poco descrittiva, perché poi per quello effettivamente c'è il libro che ricordiamo Micro Macro della Home Edizioni che potete acquistare se volete anche qua alla Libreria Alchimista. Ed è prima, magari seguite questo video, fate le meditazioni che possono aiutarvi a entrare in sintonia in quanto magari ci hai portato anche tramite il tuo libro. Non so se volevi concludere questa trasmissione con delle parole prima di salutarci. Sì, volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutti quelli che ci ascolteranno. E poi mi dicevi che se qualcuno vuole anche interagire, scrivere qualcosa, c'è la chat che tu gentilmente hai messo a disposizione e che io mi impegno poi a vedere tutte le domande eventuali, i punti che vogliamo guardare e vedere insieme. Mi impegno a guardare dopo con calma. E ringrazio la tua libreria, la libreria dell'Alchimista. Ringrazio tutte le maestre della mia vita, della mia esistenza, che mi hanno consentito di scoprire, di viaggiare, che mi hanno consentito di venire al mondo, che mi hanno consentito di riprendermi, di far sì che l'anima riprendesse in mano il volante della mia vita, e che sono riportate nel libro. E poi volevo ringraziare la madre di tutti, la madre dei mondi, la madre di tutti noi. E ti ringrazio e chi volesse magari salutare Corrado dal vivo, ricordo che è una libreria Falconara Marittima, Grazie. quindi Sì. chi è nella zona può andare direttamente da lui. La libreria si chiama Il Tomo d'Oro, giusto? Giusto, giustissimo. Grazie. Eccola qui. Eccola qui. Questa Eccola qui. Tutto è tutta intorno. intorno al nostro carissimo amico Corrado. Bene, allora questa trasmissione finisce qui. Ringrazio Corrado nuovamente e ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno seguito. Arrivederci per una nuova puntata di Viaggiatore Spazio-Temporale. Buona serata a tutti. Ciao Perry, grazie. Temporale, fammi sentire.